35 anni per gamba, e poi sono anche di più, visto che sono 73 gli anni che ha. E quindi è tutto dire, insomma. Come al solito, Berlusconi è un grande spacciatore. Spaccia per cose eccezionali, cose che tutti i capi di Stato fanno, anche più di lui, ogni volta che vanno a viaggio e si spostano. Solo che elencate e dette così sembrano imprese eccezionali che solo un grande uomo come lui può fare, mentre gli altri statisti, quando vanno all'estero, fanno il giro della stanza che gli viene assegnata e poi ripartono. Una cosa, via. È pazzesco, veramente. Pazzesco e pazzo, perché la moglie ha ragione quando ha detto che quest'uomo è malato, ma è malato sul serio e purtroppo ha il potere, un potere che gli è stato dato e che credo che molti di quelli che l'hanno votato ora si ricredano, perché lui non è andato a chiedere il voto a quegli idioti che l'hanno votato dicendogli quello che lui poi ha fatto davvero. Non è andato a chiedere il voto dicendo votatemi perché io voglio, è 20 anni che scappo dalla legge che mi insegue, voglio difendermi dai processi e non nei processi usando il potere che voi mi date. Votatemi perché voglio fare la protezione civile SPA per poter costruire e prendere soldi e chiamare alla greppia del soldo facile e pubblico tutti, amici, parenti, chiunque, cognati e vai. Voglio portare in Parlamento i miei avvocati, le mie signorine compiacenti, che poi non ci faccio niente perché chiunque sa che con l'operazione che ha avuto lui lì è morto, non, è incapace di intendere di volere nelle parti basse e si spaccia per un grande amatore, probabilmente c'ha la pompetta, gonfia e sgonfia con la pompetta della pressione. Ci ha fatto prendere per il culo per l'ennesima volta con la battuta sulla memoria e sulla cameriera. E così, così, con grande stupidità e disinvoltura, tira fuori queste cazzate e noi ancora una volta diventiamo e continuiamo a rafforzare l'immagine della barzelletta globale, quale ormai è diventato il nostro paese. Ci prendono per il culo dappertutto, dappertutto ci prendono per il culo, grazie a quest'uomo.